Ah, ma abbiamo beccato così a cavolo? Ah sì? Eh sì. Dove? È davanti. Davanti, davanti. Allora ragazzi, siamo ben consapevoli che non c'è nessuno, perché in Italia sono le 4:20 della mattina. Esatto, siamo nel bel mezzo del Sanjo Matsuri, che è un festival, uno dei più importanti festival di Tokyo. E niente, visto che stiamo passeggiando e ci stanno cose particolari, abbiamo deciso di startare la live così a buffo. Leggi un attimo. Ecco un attimo. Ah, c'hai il braccetto. Praticamente, ragazzi, questo festival è nel quartiere di Asakusa, che è dove c'è il tempio più antico di Tokyo, e consiste nel portare in giro, ma qui vedo solo il tamburo, non vedo i santi però. È il tamburo con i bambini. Esatto. Questa è versione family. Esatto. Consiste nel portare in giro per tutto il quartiere dei santi per augurare buona fortuna. No, gli si è rotta la scarpa, è rimasto a piedi. Ah, poverino, lui è rimasto con una scarpa sola. Bambini. Sì, prendi, ti faccio la foto. Non so se ho finito la frase prima, comunque di base niente, è questo festival in cui portano questi santi in giro per il quartiere e per augurare fortuna al quartiere. Hendix, buongiorno! Oh, buongiorno! Sì, Hendix, lo sappiamo che è un orario impossibile, però Checco! Addirittura, Checco, ma tu non dormi mai? Raga, lo sappiamo che è un orario impossibile, ma c'è un festival qui a Tokyo e abbiamo deciso di far partire una live così, però estemporanea. Dobbiamo andare a cercare i tizi col santo a spalla. Allora, qui sono appena passati i bambini con il tamburo, adesso si stanno dando il cambio, e a breve facciamo un giro per trovare invece i grandi che portano il bagaglione, sì, che portano i santi dorati. La sera si vive, al mattino si dorme. Come state, ragazzuoli? Che ci dite? Hendix, è tutto bene? E i bambini con i tamburi più 8 volte sì, loro. Sì, sì, sì. Avviciniamoci un attimo, tanto. Sacco, infatti a breve a dormire. Ci credo, che Ah, tu mi stai dicendo che non ti sei svegliato adesso, ma che semplicemente eri sveglio da prima. Sì, sì, Checco, devi ancora andare a dormire. Sta fa panca piana, Checco. Che carini! Raga, oggi doveva essere nuvoloso, eh? No, oggi doveva piovere. Eccoli! Allora, adesso noi non li seguiamo. Sì, sì, sì. Noi non li seguiamo, ma andremo alla ricerca dell'altro dei carri dei grandi. Quindi, grazie bambini, è stato molto divertente. E adesso andiamo. Ragazzi, so che vi sembra strano, però anche qui esiste il giorno. Sì, 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 esiste. Non ve l'abbiamo mai mostrato. Voi abituati a vedere la notte più profonda. Io mi sono svegliata alle 2 di mattina. Come Andy, ma devi andare. Devi andare da qualche parte. Come mai questa alzataccia diurna? Allora, il quartiere è Asakusa. Scritto Asakusa. Asakusa, che è dove c'è veramente il tempio più vecchio e più importante di Tokyo. E il Sanjo Matsuri invece è il festival a cui stiamo assistendo. Mo' adesso, ecco, siamo leggermente usciti dai radar,
però la prossima strada già tra un po' dovrebbe passare. Bello, molto bello questo palazzo. Perché allora noi stiamo seguendo i carri che sono però in grande ritardo. E perché tipo questa zona dove stiamo adesso la dovevano aver passata già tipo mezz'ora fa. Adesso vi faccio vedere la mappa, perché c'è proprio una mappa del percorso. Dove vuoi dare il braccetto? Ecco, ecco tanto. Oh. Qua all'incrocio ci fermiamo, cerchiamo un attimo di organizzarci. Allora noi ragazzi stanotte siamo andati a dormire alle 3 perché stavamo facendo i compiti. Sì. Quindi stamattina non siamo riusciti a svegliarci abbastanza presto per andare a vedere loro, allora, che facevano a botte. Stanno laggiù, quindi a breve dovrebbero passare qua. Infatti vedi la polizia così, ecco, le stanno. Loro... Stanno a fare i preparativi per passaggio. Per il passaggio, quindi io direi che. Aspetta un po'. Sì, 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 sì. A breve ci si piazza, ci si mette bene, magari c'è ci mettiamo. C'è un'altra nostra amica che fa la live. Dov'è? Ah no, questa è un'altra. È un'altra. Cioè, quella di prima. Raga, prima ci abbiamo un. Eccoli laggiù i santi. Eccoli. Stanno a passare i santi. No, non stanno a venire da sta parte. Ah, avviciniamoci noi. Avviciniamoci ai santi. Ma tipo in giro di solito non vanno i kart di Mario Kart. Allora sì, però più a verso Akihabara. Vabbè, poi oggi col fatto che c'è il San Giammazzuri non penso che da queste parti pure se fosse. No, no, infatti è tutto bloccato, hai visto la polizia, no, ferma proprio c'è la gente. Vabbè, possiamo girare qua a sinistra volendo allora. Ah, ce l'hai la mappa, ho detto cacchio, ma è sì, caduta. Vedi, grande telecamera, buon odore. Che facciamo? Giriamo qui e tagliamo? Giriamo qui e tagliamo, dai. Tagliamo. Che poi, sì, fammi vedere un attimo la mappa, va? Inquadra un attimo. Allora, vediamo la mappa insieme, ragazzi. Allora, noi eravamo qui. Abbiamo fatto così e poi abbiamo girato. Secondo me da breve, da questi pizzi ci dovrebbero passare. Ah, però forse passano. Ok, passano di qua allora. Lui ci sta a fare una foto a noi. No, ma forse sta in live pure lui. Non credo, perché l'ha abbassata adesso. Ah. Niente, raga, comunque anche verso Shibuya mi sia oltre il quartiere d'Ec. Può darsi, anche se noi l'abbiamo visti sempre da. Guarda, forse stanno qua. Sempre da Akihabara. Perché lì è la zona più famosa per quella cosa là dei kart. Un buonissimo, mi si è aperto un buco lo stomaco. Sì, 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 sì. Ah, che poi sì, ci abbiamo proprio i santi davanti, raga. Le faccio vedere i santi in tutti i sensi. Ah, sì, ecco. Ma stanno a passare qua? Ah, no. No, non lo so. No, e vedevo, no, vedevo questi. Sì, sì, no, vedevo questi che saranno fermati. Eccoli. E poi lì c'è anche un tipo molto particolare. Io direi che stanno andando di là e poi girano a sinistra, eh. Vabbè, mo li facciamo passare. Ma il signore là dentro il parcheggio delle biciclette che li osserva. Grande. Mi giù ha fame già alle 9 di mattina, se proprio vuole. Andy, ma noi abbiamo sempre fame. Poi qui a Tokyo, cioè non... Vabbè, ragazzi, io non so se l'avete visto, mentre passavamo c'era una che si stava a mangiare una coscia di pollo. Mo. No, Corella, la ragazza la prima là non ci arriva. L'hanno. Ma viene un braccio. Buona alle 9 di mattina, voglia. Guarda, io farei tutta la vita al salato a colazione. Purella l'hanno cacciata. Perché tanto non ci arriva. Preferiva il guanciale. Adesso allora qui sono le 11:30, cioè, lì c'è tipo il sacerdote vestito, però peccato che non si vede bene, è girato. Thank you.
secco, sono le 10 e mezza. Cioè, scusa, le 11 e mezza sono. Seduto lui, grande il sacerdote, ci ha capito tutto. Chi sono questi che suonano? Oh. Sì, là c'è la bimba col kimono che è bellissima. Di cose molto peggiori che sbagliare l'orario, sì, vabbè, dell'altra parte del mondo. Noi non ci capiamo niente ancora, ragazzi, siamo qua da 2 mesi quasi. Questo qua, parente, comunque è uno dei quartieri, diciamo, antichi ma turistici di Tokyo. Infatti adesso, perché siamo leggermente adesso fuori, siamo nelle stradine, perché praticamente il Matsuri comprende tutto il quartiere. Quindi non solo la parte del tempio, però la parte del tempio è. Vogliamo andare ancora più avanti? Oh. Perché mi sa che. E poi vedo gente. Sa che stanno a passare, mi sa che stanno a passare. Il jet lag comunque è discretamente bene, Andy, l'abbiamo già recuperato. Lo dici te? Eccoli, eccoli. Sì, Andy, era l'ultimo giorno oggi, infatti noi siamo venuti già ieri. Ma diluviava. Però diluviava e abbiamo visto praticamente nulla. Infatti abbiamo fatto una storia, non so se l'hai vista su Instagram. Grande, lui sì, lui proprio sul balcone. Perché purtroppo, raga, con gli orari siamo tanto svantaggiati, perché sennò ecco, le live ve le faremmo di giorno, che sarebbe tutta un'altra cosa sia per voi che per noi, che tante volte diventa problematico comunque farle il pomeriggio. Andix, te sei mai venuto in Giappone? O hai il desiderio di venirci? Allora,
io direi se rifamo, se è un bello scatto, li superiamo proprio davanti, proprio un bel po'. Voglio farvi vedere il primo sacerdote che è vestito con le maschere, quelle Tengu, quelle la rosse col nasone, proprio timiche. A voglia, adoro il Giappone. Ah, dai. Poi ci possiamo riavvicinare verso il tempio, andare a cercare qualcosina da mangiare, tanto poi c'è stato sì, il bancare. Sì, sì, sì. Poi se avete voglia, sì, raga, infatti mo, ecco, vi facciamo rivedere i carri, se usciamo proprio da davanti. E poi ci avviciniamo proprio dove sta il mega tempio, così vi facciamo vedere il tempio, secondo me, più bello di Tokyo, che è quello più vecchio, quello più importante, e le bancarelle e tante le cose. Oh, ma lui? È quello che io volevo far vedere, è quello, è quello. Non l'avevi visto prima. È quella la cosa bella, io volevo far vedere lui. No, lui è bellissimo, raga. Cioè, lui è veramente, veramente bello. E a parte che sta con gli zoccolettini. Sì, Alex. Cioè, vedi che figo. Peccato che c'è solo lui vestito così, sarebbe stato proprio meraviglioso se erano tutti vestiti così. Non so come fa, perché attraversare qua non possiamo attraversare. Dovremmo... Sì. La cassetta per le offerte. No, allora Endix, c'è da dire che qui a livello economico non si fanno problemi a chiedere i soldi ai templi così, eh. Cioè, io penso che questi templi qua sono proprio macchine da soldi. In tutti i sensi, però c'è da dire che sono tenuti bene, no, sono belli. Sono tenuti perfetti. Hanno un sacco di servizi, no? Lui pure Porello non ci arriva. Cioè, quelli al centro non ci arriva nessuno dei due, se la fischella che lui. Infatti trascinano perché non ci arrivano. Allora, c'è da precisare, ragazzi, che tutte queste persone che stanno girando il carro sono tutti fedeli che questa mattina si sono, tra virgolette, sfidati, fanno una cosa che si chiama push, cioè si picchiano proprio per portare questi carri. Ciccio, e buongiorno pure a te. Buongiorno, zio Ciccio. Noi stamattina volevamo andare all'evento del push, ma lo facevano alle 6:30 della mattina e, come diciamo prima, siamo andati a dormire alle 3, era un po' difficile. Nemmeno alle 6, alle 6:30. E praticamente tanto non puoi entrare, nel senso devi stare fuori, perché siccome è pericoloso, visto che loro si spingono. Si spingono, esatto, si menano. Devi stare fuori e li devi vedere da lontano, quindi alla fine non ce l'abbiamo fatta. Zio Ciccio, come stai? Buongiorno, un cazzo, sono appena tornato a casa, non vedo l'ora di dormire. Oh, e perché sei tornato adesso, zio Ciccio? Dove sei andato? Dove a fare? Sei andato? I bagordi, eh? Birbone, zio Ciccio. Sei in after pure te, Ciccio, eh? Sì, sì. La notte leone, la mattina, eh? Ecchi. Allora sì, comunque appena passano tutti loro, attraversiamo, se infiliamo in quella stradina, andiamo veloci veloci e andiamo davanti. Birbone cosa, ho lavorato. Sì, che Ciccio, dicono tutti così. Dicono tutti così, ma lo sappiamo qual è il tuo lavoro, essere bello bello in modo assurdo. Allora ragazzi, negli anni passati ci stanno video e foto che praticamente le strade erano pienissime, non si poteva neanche camminare, e adesso col Covid e col fatto che è chiuso e che quindi non c'è tanta gente, non ci stanno turisti, non ci stanno varie nazioni, eccetera, eccetera, siamo riusciti a
sì. vedere bene praticamente, perché, sì, perché gli altri anni era improponibile. Se cercate le foto su Google sembra che praticamente sì sì, sembra un rave party, cioè tipo il primo, solo teste. Tipo il primo maggio nei tempi buoni a Roma, per capisse. Sono in una storia videoludica. Oh, che avete fatto di bello, Ciccio? Micci, c'è magari qualcuno. È vero che siete te, Andy e Checco, ma poi magari Checco si è pure addormito perché sì, non lo vedo più, scrive Checchetto, quindi può darsi che Checco ci ha abbandonato. Ma dici, io voglio rivedere quel signore fighissimo col naso. Jazz Dance, tutti a ballare. Oh, fighissimo! Oh, bellissimo! Noi l'altro giorno che Ciccio siamo andati qua in una sala giochi, che hanno delle sale giochi devastanti. Sì, mai vista. Guarda che carino questo ingresso a botte. E praticamente c'hanno. Ma mi sa che qua non passano. Non vedo nessuno. Ma mi sa che girano perché non vedo gente qua. Infatti la gente sta a correre. Quindi vanno da là. Hanno girato a sinistra. Sì, hanno girato là. La gente che corre è bellissimo. Ma proprio che corre poi. Sì, sì. Per noi invece abbiamo beccato lui con la forforella che ci fa passare. Ma che becchio. Maschio. Ti vorrei romper cazzo, ma noi stavamo andando a vedere. No, non è una sala giochi, voi andate a vedere Nemex su Instagram e capire. Dai, poi dopo sbircio. Stava di qua invece c'hanno delle sale giochi devastanti, porca. Ui. Raga, io lo volevo solo vedere, non me lo volevo portare a casa. Qua ma non stanno a regalare, ma non stanno. Perché in realtà il tempio di Asakusa c'ha uno dei eccovi giù, c'ha uno dei portali più importanti, quello proprio famosissimo, che è il Kaminari, che è proprio dedicato al dio del fulmine, quindi è possibile. Lì non capisco se siamo alla fine o all'inizio, penso che siamo alla fine. Non capisco dove vuole andare perché sto sul marciapiede. Sì, sì, davvero l'ho visto. Ho visto sul tamburo dentro al negozio di inquadrati. No, ma nel senso, questo qui è tutto il festival dedicato a quello. Sì, sì, quello è nettamente il fulmine. Poi tanto dopo se rimane un altro po', Endix, te ci portiamo al Kaminari, te lo faccio vedere il tempio che dico io, che c'ha anche le divinità nel fulmine. Qui adesso stanno in fase foto. Ah, sta là vedo il cappello, lo vedi il cappello arancione? Ah, laggiù! Sì. Evento San Giamazzoli, sì, Ciccio. Sì, 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 sì. È uno dei festival più importanti del Giappone. Oggi siamo riusciti a venirci. Stanno a fare tutti la foto insieme. Sì. Poteva venire pure l'amico. Più vicini, più vicini. Ma se poi non fa giù il palazzo è andato avanti. Proviamo. Qua non so se riuscire. Non fatto.
Bravi! Dopo pranzo per voi invannate? Da che chiuso? No, allora pranzo non lo so dove andiamo. Pomeriggio dobbiamo andare a Shinjuku con il nostro amico giapponese nel pomeriggio. Per pranzo forse mangiamo qualcosa per strada al Matsuri. Al Matsuri, che ci stanno le bancarelle. Ieri ci siamo presi una bella yakisoba. Stanno andando di là, sta andando l'amico. E qua la gente sta prova a passare, prova a passare prima. I dangoli li abbiamo mangiati tipo una settimanella fa, sono buonissimi. Sono rimasta a mezzo. No, in nome sanno mia vita. Ok. それでは一本で発信しますので、ご視聴よろしくお願いします。difficile qua riuscire a passare. よーし。発信。Sì, sì, facciamo, cerchiamo di tagliargli alla strada. Infatti già se riesci già avviamoci. I dangoli mai le mangiati, quindi Andix, noi l'abbiamo preso a un festival sempre fatti freschi con la crema dei fagioli rossi. Erano molto 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 buoni. Poi ce li toglieva dalla piastra da davanti, quindi erano buonissimi. E il dubbio assorbe, non ho capito quello che ha detto. Allora ha detto Ciccio, vedete sta donzella qua che si chiama Vigio? Se voi non gli date da mangiare entro 10 minuti, questa ve se magna a tutti. È quello che ha detto, non so come fa a conoscere. Infatti. Cioè. Può darci che ci ha visto una volta mangiare, non lo so. Guarda che belle coscette qua che c'hanno. Vamos! Ah, eccolo! Vedete! Ma ve lo facciamo proprio vedere! Ma questo con la scala è bellissimo. Raga, poi noi stiamo a vedere proprio adesso One Piece alla saga di Wano, quindi c'è. Cioè, stiamo a vedere proprio anche nell'anime la gente vestita così, è bellissima sta cosa. Io sono innamorato di lui, cioè io voglio stare tutto il giorno con lui che cammina con gli zoccoletti così. Comunque ragazzuoli, sfrutto il fatto che lui ce l'ha davanti a noi. Io vi ricordo che eventuali abbonamenti, sub, donazioni e qualsiasi altra cosa va a giovarci sia per questione cibo, visto che non abbiamo entrate, e sia per l'acquisto di un gimbal per stabilizzare il telefono. Così, me lo ricordo. Nel dubbio. Io intanto seguo il nostro amico. Voi non vedete Vigio, è bellissimo, cioè vede lei che cerca di fargli le foto. Ho una roba delle mie preferite. Oh, i takoyaki qui. Qui c'è uno dei primi posti dove l'abbiamo mangiata, qui ad Asakusa, i takoyaki. Costano i pomodori a Tokyo? Vabbè. Questi non costano tanto dei pomodori, oh.
Infatti adesso vado a letto e mi guardo la nuova. Noi stiamo, calcolo, appena arrivati a Wano, Ciccio. E sto a fare recuperare Biggio tutto il passato. Da Cogliare chi si è fatte bene sono devastanti. Ah, te sei impari. No, allora io col manga sto indietro tipo di una ventina di capitoli. Con l'anime è come lo sto a vedere con lei, perché io leggevo solo il manga. Che carini i bassottini. Sa lui perché porta quest'asta? Pensa che onore che deve essere per loro, tipo essere lui praticamente. Io ho letto tutto il manga, ma anche gli ultimi due episodi di Wano. Ah, è Hendrix, allora pure te sei uno di quelli esperti. Lei è appena arrivata col pranzo. Sono in pari con One Piece, Dragon Ball Super e Kamikaze. No, io Dragon Ball Super non l'ho proprio nemmeno iniziato. Allora Hendrix, no, Sembichiglia no, non so nemmeno che cos'è, ti dico la verità, almeno così su due piedi. Dammi qualche dettaglio in più e in caso dimmi direttamente che cos'è, che potrebbe essere interessante. Infatti mo si è alzato. No, penso io. No, gliel'hanno tolto loro, che grandi. Allora no, Ciccio, dicevo che io Dragon Ball Super non l'ho nemmeno iniziato. Ha camminato con le scarpe, raga, io non capisco. Il Comic and Communicate? No, nemmeno lo conosco. Merita? Dragon Ball, non so, c'ho paura che mi deluda. Ormai col fatto. Allora scusami, ti dicevo che Dragon Ball Super non l'ho nemmeno iniziato a vedere. C'ho paura perché ho paura che possa magari deludermi dopo tanti anni di assenza di Dragon Ball, o che mi stufi che sia sempre la solita cosa. Invece Comi che scrivi sopra non lo conosco proprio. Di che parla? Vari posti molto elitari così con la frutta da 300 euro così, ci avevamo fatto pure delle storie dei posti, quindi magari quello è il più famoso, ma ce ne stanno tanti in giro. Decido di iniziarlo, allora seguirò il tuo consiglio e leggerò il manga, anche perché lo vedo anche con One Piece. L'anime, noi tante volte gli episodi li saltiamo direttamente perché sono o episodi filler o sono episodi di riassunto che odio, cioè che ti fanno rivedere 25 minuti di episodio e 22 minuti di puntate già fatte. Allora Andy, c'è stato qualche giorno fa, perché te adesso mi hai dato il via, c'è stato qualche giorno fa, io stavo rientrando a casa da solo perché avevo lasciato un attimo Biggio per uscire, e c'è stato uno che mi ferma per strada e ha cercato in tutti i modi di vendermi un mango a 3700 yen, che è più di uno zaino, quindi un mango tipo a 30-32 euro così. Io ci ho parlato per una decina di minuti, poi alla fine ho detto vabbè, meraviglioso, sei bello, sei simpatico, ciao Ciccio, un abbraccione, grazie di essere passato, grazie. Buon riposo, il riposo del guerriero.
bel kimono la signora, sì. Oh, Checco, allora non stavi dormendo, pensavo ti eri appisolato. Perché stanno con le coscette di fuori? L'avevo visto con le coscette, non lo so perché stanno con le coscette di fuori. Forse perché fa caldo. Coscette di pollo. Allora dai, vedendo questi poi ci riavviciniamo verso il tempio. Adesso ragazzuoli, quindi abbandoniamo i carri e vi portiamo al tempio, al Caminari, vi facciamo vedere un po' della parte importante, dai. Chi? Sì, sì, sotto stanno mutande, eh. Quello c'ha la palla sinistra che penzolava. Sì, l'ho vista, le chiappette di fuori, guarda. Sei chiappette, dove le porti? Non si sono viste le chiappette. Le chiappette no, non si sono viste. Ecco, adesso lui sì. Adesso quello centrale, lui c'ha le chiappette di fuori, Peccato, vabbè. Polizia, arrestatelo però. È bellissimo. Ma quindi forse non sono manganelli quelli della polizia, ma sono... Allora, le cose più belle da vedere quando sta in Giappone, dimmi un po'. Allora, vabbè, noi possiamo parlare... tanto di Tokyo, possiamo parlare di Kyoto, vabbè, delle città che abbiamo visto. Allora, Tokyo secondo me, ecco, c'hai Asakusa che merita tutta la vita. E ci sono... gli eventi tipo questi sono bellissimi, sì. Ragazzi. I festival in video, così, in video, tutti. Foto così, non rendono, perché poi è proprio bello, stai qui, c'è la musica, c'è da mangiare. Sì, vedi proprio la gente felice che partecipa. Allora io direi che quindi, a parte che lì vi faccio vedere la Sky Tree, dove siamo stati sotto l'altro giorno. La notte è una cosa meravigliosa, illuminata, nelle foto ci ho provato a farla, ma non rende proprio. Sì, pure quella è una di quelle classiche cose bellissime, ma che dal vivo rende 10.000 volte meglio della foto. Poi magari qualche altra foto su Telegram o su Instagram così ve la facciamo vedere. E ti dico, c'è un parco bellissimo a Shinjuku e Hendix che devi andare a vedere se quando ritorni, che è lo Shinjuku Gyoen, che è un parco sia molto bello già di per sé, con anche il giardino tutto curato e tutto, e poi all'interno c'è una sorta di serra, il giardino botanico, sì, con tante piante così che non avevo mai visto in vita mia. Tipo abbiamo visto lì penso che c'è ancora il coso. Stai andando lì? I bastoni allungabili tipo Goku, quelli sono pericolosi. Pure Nami adesso c'ha il bastone allungabile, visto? Comunque sì, quindi quello. E poi ti posso consigliare, fammici pensare un attimo, e vabbè, il Rainbow Bridge, oddio, c'hanno i lemuri, no, non so, i lemuri, scusate raga, ciao, ma ciao, kawaii desne. Ah, lui gli piacciono più le persone, ci ha detto. I suricati, grazie, Hendix. Buongiorno, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, cioè mi sei proprio buttato addosso. Sta un po' scimato. Oshare nati shatsu. Ah, che carine! Ciao! Mi si è proprio spalmato sulla scarpa, raga, non possono andare. È pure bello grande comunque, eh? Allora, l'avevo visto già a Roma una ragazza che aveva il suricata, ma non si faceva né toccare né avvicinare, invece lui mi si è proprio lanciato addosso. Arigato gozaimasu. Ciao bellezzo. Ah, che carino.
siamo molto, molto carini. Allora, dicevo, lui è proprio innamorato di me. Si vede che c'ho i piedi lunghi che gli piacciono. Anche Chiabbara sicuramente. Allora, ti dico, Hendrix, che a Chiabbara in realtà ha perso moltissimo. E ci sono delle altre zone che meritano molto di più. Io vorrei mandarli, cioè per lasciarli liberi loro, ma. Dai giovu? Si sta lamentando. Arigato gozaimasu. Allora, scusate, vi dicevo. Oh, connessione scadente. No, era bellissimo. Lui sì. Lui era l'animale più bello della storia. Mannaggia, non gli ho fatto una foto, mi sa. Ah, no. No, vabbè, tanto poi piamo dal video, dai. Vabbè, sì, sì. Se no, corri dietro, dai. No, vabbè, mi dispiace, grazie, già l'hai mai. Allora, praticamente, dice Wendix, c'è sta sia Ikebukuro, che è diventata una grandissima zona a tema anime nerd. E ti dico anche Nagano Broadway, che è a 20 minuti a piedi da dove abitiamo noi, che ci stanno 27 miliardi di negozi a tema anime, con prezzi molto 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 più bassi di Akihabara. Quindi Hendrix, se poi verrai, contattaci che ti consigliamo dei posti. Senti, rigirati e facciamo un attimo un selfie. Facciamo un selfino, aspetta che metto così, così facciamo doppia ripresa e selfie. Ah, è vero, per chi se lo fosse perso, ah, no, io sono. C'avevi gli occhi chiusi? Allora aspettate, Voglio andare anche ad Aoyama. Ecco, io a Aoyama non ci siamo andati. Niente, stanno loro. Ok, vabbè, sentiamo. Dai, lasciamo perdere. No. Ragazzi, ma non è che qualcuno per favore ci clippa la parte dove abbiamo visto i suricati? Sì, sì, infatti. Che così non me la perdo e poi ci faccio il. Gli screenshot. Che tu riesci a farci una clip carina? Saresti eccezionale, se no poi dai, la recuperiamo eventualmente noi. Come faccio a vedere l'ora? Cioè, quando ti serve? Non ci abbiamo messo l'orario dei messaggi noi, vabbè. Roppongi 43 minuti. Dopo 43 minuti, quindi 40 minuti di live più o meno. Ti mando un messaggio così l'ho scritto. Roppongi è fantastica, Roppongi è molto bella da visitare così, ma ovviamente essendo così cara noi dobbiamo andare in quella zona là, quindi andiamo là. Molto 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 cara, ti posso consigliare, però devi muoverti con il treno e sta a circa un'oretta e qualcosa da Tokyo, Kamakura. Ah, Kamakura è fantastica. Kamakura è fantastica, ci sono dei templi molto 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 belli, sì. Tra cui uno pieno di 800 miliardi di tori, che sono i portali quelli rossi, e le volpi di ceramica bianca, ma ce ne stanno veramente 100.000, perché sono delle statuette piccole così e riempiono tutta la zona, sì, è veramente meravigliosa. Ce ne stanno tipo penso 200 o 300 statuette una in fianco all'altra, che la pazienza già solo per mettere. Allora, il museo di arte non ci siamo andati, quindi potrebbe essere un'esperienza in futuro pure noi. Oh, il pesce palla! Dove? Ah no, no, mi sembrava il pesce palla questo, invece no. Sei un finto pesce palla. Vabbè ragazzi, ma troppe cose dobbiamo vedere. Io volevo andare pure al museo Ghibli. Museo Ghibli, sì, in effetti devo comprare i biglietti, che tanto ci si può andare. Lo devi prenotare tipo con un mese d'anticipo, quindi. Questa zona qua poi ce la dobbiamo visitare un giorno, che è la parte nord. Bello, voglio un suricata. Vero? Non era dolcissimo? Sì, 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 sì. Ma che fate? Sempre dritti, dobbiamo arrivare lì, che bene o male è quella strada grossa. Che poi sono incuriosito da quel portale là, quindi voglio vedere cosa c'è lì. Cosa ci era? In quel portale rosso? Ah, non ci posso credere che ero talmente presa che non ho fatto la foto al suricato. Scemo. vabbè, dai. Perché poi c'ho fame, capito? Quindi non. Ah, te lo volevi mangiare? No! Niente, Veronica, appena vedi qualcosa che cammina, Hendrix, hai visto subito, al suricata, c'ho fame. Come siamo arrivati a parlare dal suricata, c'ho fame? Oh, qua c'è tutta la gente che si fa le foto.
secondo te com'è messa Ueno in questo periodo? Allora, noi a Ueno ci siamo andati già due volte, siamo andati appena arrivati che era ancora in fase di fine anami, quindi abbiamo visto e ci siamo goduti un po' dei fiori. Adesso comunque è sempre bella, è molto 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 calda però Ueno, perché comunque è parecchio complicata. Pure il signore stava a cercare di fermare un taxi, non si è fermato nessuno. Questo qua. Adesso attraversiamo e vediamo questa zona qua con i portali. E vediamo un po'. Che qua penso che siamo alle spalle di quello del Meron Pan, forse. Forse, non so sicuro. Però comunque Ueno è sempre bello, eh. C'è la parte quella del laghetto col tempio sull'isolotta che è, secondo me è fantastica. Qua c'è un bel combini. Io ho fame, ma che combini? Io anche se da tutt'altra parte d'Odio vorrei andare a Osaka Okinawa. Allora a Osaka noi ci siamo stati per mezza giornata, quindi anche noi la volemmo rivedere. Siamo stati nella zona del castello che comunque è molto 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 bello da vedere. Okinawa sinceramente mi attira meno, sia perché è iper mega lontana, ma soprattutto perché io non sono un amante del mare in generale, ma in realtà penso che lì mi piacerebbe, però ecco, comunque è la zona meno giapponese del Giappone, comunque che Okinawa ha tantissime influenze americane col fatto della base americana e della vicinanza comunque alle Hawaii e tutto. È mezzogiorno, bello, forse è ora di mangiare. È ora di mangiare, guarda qua ti hanno messo una pizza se vuoi. No, era bruttissimo. E forse andrei più a Hokkaido, quindi nel nord del Giappone. È bellissima, però è tropicale, è super vecchio stile. No, infatti il fatto che sia tropicale me la fa desiderare di meno, ma cioè avessi la possibilità ci andrei, ma pure domani. È che noi con la scuola comunque non ci possiamo muovere più di tanto perché abbiamo l'obbligo di frequenza alle lezioni in classe. Oh, qua fanno i takoyaki, che diceva prima Hendrix che gli piacciono. Non lo so, Samba de Janeiro. Tiridi, 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 tiridi. Andiamo a ballare tutti la samba, Hendrix. Honchan. Quella zona è piena di statue di tanuki. Questi sono cinesi, si sentono già da come strillano. Ma no, in realtà è una giapponese brilla, che grande! No, pensavo erano cinesi, invece poi era una signora giapponese brilla. Oddio, qua mi sa che ci siamo passati una volta anni fa, se non sbaglio, in questo posto qua c'è il negozio con gli animali. Cioè il negozio è tipo il caffè con gli animali. Infatti. Qua che c'ha i gufi. Il locale con i gufi qua. C'è un coniglietto pure? Ah sì, è vero. Parapapararara. Ci stanno a seguire? Quelli con i tom, con i cosi, con i flauti. Ho visto un po' di recensioni online, vi consiglio che sia voglia. Kagetsudo. Kagetsudo mi pare che l'abbiamo provato già un po' di tempo fa e è parecchio buono. Anche se abbiamo trovato una... Abbiamo trovato una yakisoba e l'altra volta, ma soprattutto un okonomiyaki devastanti. Cioè, abbiamo trovato un okonomiyaki, raga, veramente, veramente, veramente buona. Melon pan.
Quello lì sì, ci è... di Kagetsudo ci andiamo praticamente ogni volta che andiamo a Sakura. È uno dei nostri posti preferiti. Perché non... noi abbiamo trovato uno vicino casa che sì, è vero. Ci si avvicina. E ne abbiamo trovato un altro che non pensavamo, ma merita. Ma merita. Allora, questo posto qua fa un ottimo odore. Ah, e davanti abbiamo il tempio, perfetto. E lei deve girare, non lo so. Allora, quella che vedete lì in alto è la Sky 3. Ah, che questo è un Capsule Coin Store, questo. Cioè, questo è solo un negozio di quelli là dove giri la monetina e trovi le cose. Capirai. Infatti guarda quanta gente ci sta. Ah, che poi qua mi sa che stiamo costeggiando il parco giochi. Perché qui a Saxa c'è sta pure il parco giochi, ragazzi. Siete andati da Sometaro? Allora no, ma perché semplicemente noi siamo andati con un ragazzo giapponese che parla un pochettino italiano che abbiamo conosciuto. E in un posto a Kabukicho, nella parte di, diciamo, a luci rosse di Tokyo, di Shinjuku. E praticamente siamo fermati in questo posto a mangiarla, era buonissima. Mamma mia, ragazzi, me la sogno tutti i giorni. Noi l'abbiamo mangiata varie volte, ma così buona mai. Che poi non è che c'aveva tutta sta scelta, eh? E poi non c'erano le foto. Abbiamo ordinato a casaccio, così, ispirandoci a quello... così, a quanto era carina la scritta praticamente, non sapevamo manco che c'era dentro. E niente, però no, buonissimo. No, però era veramente, veramente devastante. Allora, come vedete, tutti i locali, come sempre, di Tokyo che fanno cibo sono sempre iper mega pieni. Vabbè che è mezzogiorno in quanto. Sì, sì, sì. Però hai visto un posto dove non c'era... Vabbè, non c'era il bordello. Alle 10 si stavano a mangiare pollo. Questo è l'ingresso del parco giochi che vi dicevo. Non ci siamo mai venuti a sto parco giochi, ma... Allora, calcola che quello del Melon Pan, guarda, te lo faccio vedere, Andy, sta qua. Io ho pure le foto col proprietario. Sì, noi abbiamo le foto del proprietario perché ci andavamo così spesso che ormai ci riconosceva. E tipo un giorno si è voluto fare le foto prima solo con Biggio e poi anche con me perché mi ha fatto... mi sa che mi do, ragazzi, bene. Grazie di essere passato, Checchetto, grazie della compagnia. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Tanto poi ci sentiamo su Telegram quando ti svegli, quando ritorni. Questo è quello del Melon Pan. Che c'è sempre una fila, ragazzi, assurda. Cagazzuto. Questo ce l'ha veramente veramente buono, soprattutto secondo me il più buono è proprio quello semplice, esatto. Non quello farcito. Ciao Checchetto! E qui alle spalle ci abbiamo invece, vabbè, il Sensoji. Mazza che caldo, per fortuna è da... Ah, qua fai i pescetti alla griglia. Lui che cosa fa? Sì, non si capisce. Lui fa... Ah, fa gli agemochi. Andate da Coconoi che vi farà svoltare la vita. Me lo scrivi in privato, NDX, su Twitch, su Telegram, dove vuoi, che così mi rimane e me lo vado a cercare poi. Poi che ci abbiamo? Questo che fa la mela caramellata. Intanto si cominciano a vedere se è la grande pagoda. Di nuovo la Sky 3. Ah, questo fai takoyaki. Questo fai takoyaki freschi. C'aveva pure una discreta fila, infatti. Sì, no, c'ha... Vabbè, la fila è bella importante ovunque. Un pack 600 yen, so 6 pezzi. Pure il cane. Ma che fa quindi Coconoi e NDX? Qua ci abbiamo preso qualcosa, vero? Qui ci abbiamo preso, sì questo qua, lo shapu. Lo shapin. Qui
che era un pane tipo farcito con zenzero e non ricordo che cos'altro. Sì, era un po' un mischiotto, molto saporito. Sì, infatti fa ridere che si chiama Chapin, invece è saporitissimo. Fate questo sorto di biscotti, c'è l'immagine sopra. Fa dolci buonissimi, allora sicuramente ci andremo prima o poi perché Veronica è ghiotta di dolci. Lui non capisco. Furi furi poteto, vero? Saranno tipo patate in qualche modo perché è furi furi poteto. Questa fa l'okonomiyaki. Lei è okonomiyaki. Vogliamo prendere l'okonomiyaki? Non lo so, perché ieri abbiamo preso la pasta. Sì, prendiamo quella. Vai, mettiamoci in fila allora. Ieri abbiamo preso la pasta uno più avanti. Che c'è entrata la tessera della commessa dentro, bellissimo. Eccolo qua. C'ho i 2000 di cambio. Hendrix, te hai fatto colazione? Come stai messo a fame? Stiamo a cercare di capire se la fila era per sì, questo. Soprattutto perché... qual è la fila, perché c'è lunghissima. Mi sa che è bella lunga, mi sa che fa. Che salta tutto e poi ritorna. Lei si è presa il calamaro fritto, il calamaro alla griglia che sembrava molto buono. E la signora come macina, eh? Po po po. Non ho famissima anche, anche se ieri sera ho mangiato troppo. No, me la puoi buttare nello zaino. Che ti sei mangiato, Hendrix? Che hai combinato? Perché ieri stavi a di prima dei bagordi. Senti, vuoi andare a fare un giro per il tempio mentre io intanto sto qui aspetto... Ok, allora, ecco, a tra poco. Allora, mentre lei sta in fila, vi porto, che poi ti porto ormai, Hendrix, perché tanto siamo rimasti penso che te, ti porto un attimo a rivivere il Sensoji. Ma ah, questo fa dei belli spiedini che mi ispirano tanto. Una fiorentina al sangue e zucchine grigliate, buono. Qui hanno della carne molto buona, ma verdure, ecco, se ne trovano poche se non mangi le verdure giapponesi, diciamo le classiche nostre non le trovi in giro. Ieri che siamo venuti al festival, ma purtroppo pioveva, qui ci siamo mangiati una buonissima yakisoba. Ho preso una yakisoba, avevo troppo. La signora si è sbrigata per passarmi davanti per poi bloccarsi. Ed eccoci qua, siamo arrivati al Sensoji. Quindi siamo in zona ovviamente pagoda. Carne c'è il wagyu, carne. Il manzo giapponese a prescindere dalla qualità è molto molto buono, ragazzi. Comunque c'ha varie qualità, però è buonissimo. Poi quello è il secondo portale, il yakisoba. Allora, in realtà la yakisoba no, la yakisoba è quella ripassata sulla piastra. Quella che dici te è la soba, che la puoi prendere o calda o fredda. Io la apprezzo in tutti e due modi. Veronica la soba più di tanto non piace, soprattutto quella fredda. Invece a me non dispiace proprio per niente. Ti porto a vedere il secondo portale. Il secondo portale. Aspetta che loro ci tenevano a venire nella live. Nella live. E niente, abbiamo fatto amicizia con due ragazzi. E praticamente... Praticamente che ti stava a dire? Me l'ho scordato per i due ragazzi. Hello!
streamer? Yeah, on Twitch. Ah, on Twitch, same. Hey, what's your name? On Twitch is Anime in Gaming. Anime in English. Oh, hello, hello. Yeah, sorry. Oh. Say hi. You are also a Twitch streamer? Yeah, Twitch streamer, yes. Oh. I'm Bottlehead. Yay. Oh, I saw you in the festival. Yes, in the Matsuri. Yes. No, from the Matsuri. So busy. Yeah, yeah. So yeah. Festival. It's very... Oh. Yay, hello, guys. Yo, yo, what's up? Yeah, so long time not open the festival. Today yeah, it's so busy and so fun. It's three years. About 3 years. Yeah, I'm so glad I like this festival. No, it's awesome. It's our first here in Japan. Oh, so really? It's the first time we've seen the Sanjo Matsuri. Are you enjoying this festival? Yeah, yeah. Yay, it's very cool. Say hi. Hi guys. Yeah, hello. Can I shout out? Yeah. Please, Okay. Yeah, we are Italian, so. Anime in Gaming. Hi. We are Italian, so now we haven't so much people in our lives due to the different hour. Huh? Different hour? Yeah, because in Italy is early morning. Yes. It's very early morning. Yeah, so early morning. Yeah, that's true. Oh, thank you, D-Line Chan. Yeah. So sometimes my Italy, oh? Europe people. Oh, great. Yeah, ciao. Ciao. Ciao, guys. Oh, yeah, thank you guys for coming. Yeah, I'm back to home soon. Ah, okay. I really enjoy today's festival. Yeah, it's very, very funny. Yeah, and I'm so glad I met you. Oh, yeah, me too. Arigato gozaimasu. If you are on Instagram, we are Anime in Travel. Anime it's in the travel. Same, but not gaming in travel. Ah, I see. So we can travel. Talk. Yeah. I see. It's 5 a.m. here in Italy. Yeah, it's so early. It's early. Oh, konnichiwa. Kanojo to aruite ta hito? Are you together? Yeah, he's in the yakisoba stand. Ah, I see. My viewer saw you. I got caught. Oh, buona giornata, boy. Great. It's a PlayStation shirt. Yeah, yes. So cool PlayStation. It's so nice. Oh, this is Japanese tattoo. Yeah, it's all Japanese great. Style. yeah. Don't worry. Oh, so nice shrine and the daruma and the kabuki. Yeah. So cool. So. Oh, that's great. And there is a snake. Oh, this is Okurokumi. Japanese monster. Yeah. That's great. Sugoi. That's fantastic. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Non posso andare nella sua chat perché sono verificato. No. Ah. Oh, so many Italy. Crimeris, poi farò in modo che puoi venire. Fa piacere vedere altri italiani dalla nostra amica. E tuo nome è? I'm Rally, but I'm in Bottlehead channel. Okay. Yeah, Bottlehead is my husband. This is. I read it. She yes, wrote yes. On your chat. Bottlehead is my husband's name, and we are couple streamer. Ah, okay. So usually we Bottlehead and me. Together stream, but today I'm solo streaming. Okay. My husband have a work today. Yeah, Bottlehead. Oh great, I will follow you. So, thank you so much. Yeah, I'm so glad to meet you. Me too. Yeah, I'm back to home. Okay. So enjoy the festival. Bye. Okay. Ciao bye, ragazzi. Guys. Ciao. Okay, thank you so much. Bye. Allora scusa Hendix, scusa se vi ho perso. Ok, Bottlehead, thank you. Oh guys, I'm sorry if I didn't read you because I'm talking with the lady. It's very yasashi. Thank you Recharge, Huash, Dylan Chan, thank you all.
Okay, now I'm coming to my girlfriend because I left her alone, and we have to hit something. Ciao, nice to meet you. Oh yeah, I'm Dylan. I also see Bottlehead, and we told, oh, nice streamer. Yeah, she's very very gentle. Siamo insieme, dice, hai visto Hendrix? Eravamo soltanto io e te. Ok, ma tanta gente vuole partecipare. Oh, so many people want to get in the streaming. Ok, now I have to find my girlfriend. It's not easy. Where? Ok, I have to check the other 40 minuti. Ok. Oh, I see her. No, guys, I let you meet my girlfriend. Hello. Okay, Dylan, I'm here in Japan from one month, but we live here from since April 2023. Abbiamo beccato la ragazza, quella che faceva la live, mi ha fermato, abbiamo cominciato a parlare, ci ha portato tipo, eravamo tipo in 16. And in Japan, Dylan Chan, where are you from? We are waiting for for a very very interesting okonomiyaki. Hello, Skits and Bijou. I'm French, but I speak some Italian. Oh, recharge! Oh, ciao, piacere! Okay, I'm looking for the money. I'm sorry. Perché lui c'è scritto la cortesia di 100 yen. Okay, the hair is made by Bijou. Bijou has dyed my hair twice. Since I'm in Japan, I changed the three color. Malaysia, but I live in Australia, but moving back to Malaysia soon. Oh, Dila-chan, I want to see Australia and Malaysia. Never been there. Prendi 500 e te prendi il resto. Have you ever been in Japan? If you come to Malaysia, I'll show you both. Oh, great, Dylan. And not many earless remnant visitor. Why? I think I should. I should be here sometimes. I don't hear you, I'm sorry. Oh, recharge. I told you that Bijou is made my hair, my color hair. And she is very, very great to made it. Yes, once, I love Japan a lot. So many amazing food and amazing places. I'll follow so many here. Oh, Bottlehead! 188 persone. Hi guys! Thank you! Thank you, Bottlehead! How are you? How are you guys? Okay. Ok. I'll walk
walk some minutes while she's waiting the okonomiyaki. How are you guys? Thanks for coming. I haven't any mood now because in Italy is early morning. But I'm really want to say you thanks because I think it's record for the our channel. We are a very 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 little channel, so domo arigato gozaimashita. So busy, yes, Dylan. Here in Asakusa now is a very busy time because today there is the last day about the Sanja Matsuri. Yeah, Perukun is very very fantastic festival. It's our first Japanese festival. Can you do this? What? So Battlehead, what do you do usually during your stream? Hi, how are you? Hi, I'm a friend. I'm fine. I'm here with some friends, with some people in chat, and with my girlfriend that now is waiting for an okonomiyaki. So rainy all day. Oh yeah. Yesterday it was a very 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 bad day. We went in Asakusa, but then we left and gone in Shibuya because there was an Italian festival. But we truly want to see the festival, so we decided to return today. There is an Italian in the chat. Yeah, the little child is he's playing. Oh, I have to take my battery because that's the second phone and the battery is turning down very 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 fast. I'm sorry for my English. I don't speak English so well. My stream is a stream where my life works 15 kilometers 3 days a week to introduce me to different parts of Japan. We drink in Shibuya late night. Oh yeah, in Shibuya we have tried a very strange place. It's called The Church. It's a pub made with a Christian church style. It's very 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 strange. Yeah, we are learning Japanese. Now we are doing a school in Takadanobaba. I don't know if someone knows where is Takadanobaba. Okay, I'm ready. Thanks for meeting my bottle. Oh no, but Bottlehead is very very gentle. I love to meet people. The church. Joby, do you know? Have you ever been there? Itta koto ga arimasu ka? Abbiamo avuto. Ah, c'era Mike! Mike ogni tanto passo a trovarlo, è uno degli altri ragazzi, degli altri streamer italiani che seguo, ce ne sono un paio. Tanto sto vedendo se riesco a ritrovare. Ok, la. My girlfriend is still there. Is still waiting. Today there is very 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 many people. Charge, no, è un piacere nostro. Andix, grazie, grazie. Un abbraccione, buon riposo.
Yeah, I'm trying, but I'm not able to do a... Oh, Hendrix, thank you. Thank you, thank you, thank you. No, Amanda, I'm so sad because now I haven't any mod in the chat because it's too early for Italy. But I'm very happy to meet you all. Okay, I'm waiting here. I think they have two people in front of there. Very yeah. But since 10-12 minutes ago there was someone, but now I'm very alone with you, but I'm happy, don't worry. Oh, kawaii! So, you have seen the festival with Bottlehead. What do you think about the festival, guys? Tell me. Tell me something, because it's my first festival. Too much people for me, yeah. Okay, it's a little bit busy. But I read that three years ago there was very, 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 very more people. Because it's a very very important festival here. We saw about the festival in very casual way. We read on the journal, and so we decided to check what it is on Google, and then oh, I must go. It's fun, but too much people. Yeah, for it's a little bit hard to see something. The football part is usual and crudely expected. We haven't seen much of the process. Okay. No, we tried to follow the procession for a while. How long have you been in Japan? Okay, we are here since April, and we will live here for 1 year. So until April 2023. Yeah. Dylan, there is so many people. There is Trial Mikoshi. This is the Kami. And in front of them there is the Tengu. The Sand of Prias that were the a very awesome costume. Joby, and where are you from? There is someone now in the chat that live in Japan. I'm very happy to meet you all. I love the lamp. I very, very love. I see mostly Italian pottery room. Yeah, Richard, we live there in Rome. We are both born in Rome. Cari pappagani, sei un quattro italiani stati. Oh, Hendrix, thank you for the update. Yeah, sometimes I have to go in the sky tree. 3 days ago we went, but we decided to don't go up because it's a little bit expensive. But maybe in the future we will go.
Have you ever tried to make this? We don't eat twice. It's for check how will be your future. Mine is half and half. But the future by my girlfriend is very awesome. So the medium is positive. Please go to the Sky 3 when you don't have clouds. Oh yes, recharge. But that's why we didn't go, because from April there was so many cloudy days, and when there is the sun we prefer to go in some Jinja or Otera. We also went in Kamakura. There is a very awesome city near to the sea during the Golden Week. Yeah, we very, very, very enjoy it. A very awesome place. And the afternoon is nice, so he have day and night. Oh, great! I didn't think about that, so thanks for the suggestion. Ok. Sono cittadino di Parigi. Dunque, nel gemellato ho tanti musei romani. Oh, great, recharge! Hey, in Rome we have so many museums to see, so could be very, very funny. Oh, my girlfriend have done. She has done. Oh, what's in the bag? Oh, we done it. Oh. Hi. Nice to meet you. A spacey dog. Hey. How are you? Hi. Oh, wee wee. Tomodachi. Arigato gozaimasu. Abbiamo fatto. Yeah, Dylan. We met also. I don't know how is in English. The animal is Timon, about Timon and Pumbaa. Yeah, now it's a chihuahua. But before, in our live, we met a couple of Japanese guys that has a surikate. Vogliamo cercare un posto tranquillo per mangiare? Okay, now we have to find some place when we can eat without boring people. Yeah, people is everywhere. We wanna look. Surikate. Oh, meerkat. Okay. Thank you, Richard. No, Dylan is very, very gentle, very meerkat. They want to be scratched. That's another part of the temple. I very love it, because there is also so many koi fish. Yeah, we saw shiny magic carp. Yeah, that's a shiny carp. No, I think it's the one over there. Oh, the one yeah, also this one. All koi, yes. Oh, Dylan, if you like the koi, if you write me on Instagram, I'll show you another video that I made in Kamakura. It's very, very full of koi. I think it's on TikTok, maybe. I don't remember. I think. Maybe you can check. You can check here, or later you can ride me. Don't worry. I always love to meet new people. Yes, Asakusa is a very awesome place. Yes, it's on TikTok.
He's on TikTok? Yeah. Okay. Maybe, I don't know if I can show you. No. The screen is like a mirror. Ah, okay. Okay, so if you go on TikTok, there is the video about the koi, but it's very full. The little kids are energetic. Yeah, there are so many kids, but today is all very energetic and very happy to be there. I think Rally was disappointed. She missed the Italia More Mio Festival. Okay, we went yesterday in Italia More Mio Festival and we eaten two plates. It's good, it's good. So sad that the festival is so tiny. There is not so much things to do here, but it's very, very good for eating something Italian. Too many events this weekend. Yeah, all the weekend it's full of open events. We have to decide what we have to do because in so many different people. Sanjo Matsuri is very important, so. Yeah, we decided to try this one for first. We want to stay here? Yes. Okay, guys. Oh, with the big. Oh, with the big Buddha that are like, I'm checking what. Oh, I checked it earlier. The schedule is so full. Oh, I have to register this link because I think it will be very useful. That's great. So lots of. Yeah, yesterday we also met. I don't know why there is the Romolo, is the AS Roma mascot here in Saxa. I made a photo with him, but I really don't know why there is the AS Roma mascot in Saxa. Yeah, would I sing a lotus of flowers? Yeah, but over there is full about statue or. Oh! It's very hot. It's very hot. Oh, look at the. Yeah. Ah, oh, Scotta! It's burning you? Yes. Yum. Have look you ever tried the okonomiyaki? Yes. Look at the bonito flakes. Like moving because it's hot. Okay, I can sit here. Okay. I'm so hungry, I wanna. She is trying. Yeah, I would like to. I would like to. It's good. It's good? Oh. Very good. Great, awesome. Yeah, I like it. We have two. Yeah, we bought two of them because we are Italian. We always hungry. We are like a hobbit. Grazie, Richard. Thank you. Buon appetito. Buon appetito. Itadakimasu. And that's the. I don't understand. The main temple. Mochi inside. There is the mochi inside. I don't understand. Okay, we tried 2 weeks ago. One okonomiyaki. There is the mochi inside. The mochi is a pasta, no, yes, a rice pasta. A rice pasta inside the okonomiyaki. It's very strange, but it's very, very good. Always hungry? Yes, recharge. Always. No. Okay, not with the pizza and ananas. Richard, you are lucky that now there isn't one of my mod. He is from Naples, and he hates when someone wrote on put the death emote in chat. It's very, very dangerous. It's very good. I don't know if it's because I'm disturbing or because it's really good, but it's really good. No, great.
There is so much kids and so much animals today. I never seen so many. But today is San Jamatsuri and it's in Sunday. Mm. Oh. Sunday is every time, okay. And it's good time. Yeah, it's a little bit cloudy, but better than the expectation. Yeah. Mm, stiamo laggando. Ah no, andiamo qualcosina. Ma qua non so quanto riusciremo a resistere. Siamo al 9% della batteria, anche se è tappata la power tank. Guys, I think that probably in some minutes I have to turn down the live because my smartphone doesn't have so many charge. I'm at 9%. That's a old smartphone. Multilayer gladiolus flower. See, yeah, recharge is inside the. That the inside the okonomiyaki is very, very awesome. I never tried that before, but we very, very loved. Oh, there is also the meat. Yes. Oh, I haven't seen. There's a lot of things inside. It's full of things. Oh, good, good. For the price, is awesome. What do you think about Japan, guys? Someone want to be here? Or maybe some new friend is here. Oh, see you with milk. Thank you. Thank you for coming. Low battery. Yeah. I'm around 9.